lo chiedo mai, o meglio, ve lo chiedo solo in occasioni speciali, in video speciali, però questo è uno di quelli, grazie Vale che mi sta facendo da treppiede. Se questo video arriva a 20.000 like, sono tanti, ma ci vuole davvero un secondo a cliccare il tasto mi piace e mi impegnerò affinché questo video sia davvero davvero bello. Io e Valentino vi promettiamo un'altra avventura esattamente come quella che stiamo vivendo, o meglio che abbiamo vissuto qua a Los Angeles. Ci avete supportato davvero tantissimo e io vi ringrazio. I 9 video precedenti vi sono piaciuti in una maniera incredibile, anche più di quelli di Miami. Abbiamo solo qualche idea in testa, stiamo ancora decidendo dove, però ci tengo a sapere la vostra opinione. Commentatemi con la località in cui vorreste vederci in una nuova incredibile avventura. Basta così. Detto questo, buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in questo ultimo video da Los Angeles. Abbiamo trovato un gruppo di ragazze, signore, in realtà, che ci hanno riconosciuto vloggare, cioè ci hanno sentito, ci hanno detto: ma siete dei vlogger italiani? Eh sì. Ah, ci dite il vostro canale YouTube? E sono messicane, ma sono gentilissime. Hola. Non capiscono tantissimo, però your English is very good. Oh, thank you. Yeah? My English is very bad. Ho detto loro che i messicani sono gentilissimi, in effetti è vero. Cosa hai da dire su Milano, no, scusa? No, there is the... Come si dice nebbia? 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 Nebbia, that's a shit. Valentino! Mi balanziamo sopra anch'io. Valentino, però ti dico una cosa, devi smettere di andare in giro quando ti presenti alle persone a dire: io vengo da Napoli, scusami, la più bella città del mondo. Giusto per presentare il personaggio, per dire: capa, non è buono. Ma questa è l'ultima volta che ci vediamo, perché non penso che poi prima di giovedì ritorniamo. Oh, questo video sarà un video triste, Vale. Siamo un po' tristi. Non lo so, mica che sto mangiando io, te lo sto mantenendo a te. Che chiaro, ma ce l'hai un codice sconto per questo? Ce l'ho 10. Ah. Ultimi giorni qua a Los Angeles vuol dire regali per famiglia, amici, ragazze. Il vero problema, il problema più grosso in assoluto che abbiamo io e Vale è che non abbiamo più spazio nelle valigie. Io ho già comprato 2 paia di scarpe, 2 felpe, l'abbigliamento che ci hanno regalato in Muscle Beach. Cioè basta, non c'è più spazio. L'unica cosa che mi ha chiesto Francesca di portarle dall'America sono gli Oreo e S'more. Devo sperare che ci stiano. Ci hanno raggiunto i nostri amici italiani che abbiamo trovato qua a Venice. Italiano, uomo di merda. Valentino è invidioso per i capelli, giustamente. Con lui, ovvero con Andy, abbiamo già registrato un motivazionale della Madonna. Un pezzo di video, un pezzo di anima che vedrete random in questo video, per cui guardatelo fino in fondo. Stiamo facendo l'ultima passeggiata sul pier, ma adesso andiamo a mangiare. Guardate dove vi porto. Vi ricordate il film di Forrest Gump, vero? Right here. Yeah. You're gonna stop at this stop sign and my friend will help you, okay? Okay, thank you. Hi, we are in 5. 5? Yeah. 5. Precisiamo che Valentino prima di venire qua ha mangiato al McDonald's, ma io sono curioso di provare questo ristorante. Non sgarro ragazzi, però non posso prendere pesce fritto, ho già sgarrato nel video precedente a Las Vegas, per cui basta. Valentino, ma pensi di prenderti i gamberetti fritti? Ah, faccio lo cazzo. Coppo a gamberi fritti. Quello è il coppo di mare che vendono in via Roma a Napoli. Il Leo stesso. Sto guardando un cupitiello pure io. Ah, brutti cani, quella dieta la faccio solo io. Yeah! Ti sei preso, Valentino? Tutti a dieta, io invece ho preso gli spinaci, il riso e il salmone grigliato. Beh, mi tratto bene anch'io stasera. You guys need anything? No, thank you. Give me a howl. Dire però. Ma che cazzo hai fatto?
Mi mancava il pesce. In questo negozio in realtà ci sono già entrato, ma volevo tornarci appunto per comprare qualcosa, perché è pieno di canotte, magliette, di gadget classici da turisti, cioè la classica trappola per turisti, però sono belli da regalare agli amici. Questo pantaloncino per una donna sarebbe bellissimo. Questa canotta Venice Beach è molto bella, per esempio. Anche all'interno è molto bella la cosa. In realtà io devo fare solo un paio di regali. Non prendo niente per me perché è veramente un furto, ma mi raccomando, non fatevi fregare. Qui in realtà non ci sono prezzi esposti. Ho chiesto il prezzo di una canotta ed era di 20 dollari. Però andando a contrattare, lo so perché ne ho già comprata una in realtà, si riesce a scendere tranquillamente di prezzo, soprattutto se prendete tipo 2-3 gadget. Ma tanto, se soprattutto fate la classica mossa in cui fate finta di andare via, spesso e volentieri vi fermano e vi dicono: oh no, vieni qua amico mio, contrattiamo. Ok, forse il negozietto l'ho trovato. Ho già preso due canottine, due magliettine e sto guardando, a parte i portachiavi, queste calamite. Guardate che belle che sono. Queste qua per esempio sono molto molto carine. Eh sì, mi mancherà anche la muscle. Hi Mike! What's up, Mike? Oh! Looking good, my man. Yeah, absolutely. Alla fine sono passato anche dalla Muscle Beach, ho preso 2-3 canotte per i miei amici. Siamo arrivati al discorso finale. Ragazzi, anche il tempo oggi è un po' inverso, sta piovigginando, è come se mi volesse dire: Michael, non te ne andare, non è contento neanche lui. In realtà io voglio andare, sono passate 6 settimane e adesso inizio a sentire una forte nostalgia della famiglia, della Francesca, di tutte le cose che ho a casa mia. Io mi sento italiano, sono sincero, questo è un viaggio che abbiamo fatto che mi ha allargato il bagaglio culturale in un modo immenso, soprattutto perché l'esperienza che abbiamo vissuto con Vale è stata a 360 improntata sul fitness, che è proprio la cosa che mi ha cambiato la vita. Questa per me è diventata una passione, ma in primis uno stile di vita. Ormai non potrei pensare la mia vita all'esterno di una palestra o di un'alimentazione di questo tipo controllata. È diventato a tutto tondo anche il mio lavoro, e vedere quanto i miei contenuti siano stati apprezzati da voi, l'aver realizzato dei video fuori di testa, io mi sono impegnato al massimo per farlo, l'essere andati in Gold Gym più di 50 volte, o aver incontrato degli influencer, degli atleti o comunque dei bodybuilder di altissimo livello che io e Vale seguivamo su Instagram o su YouTube, è stato in assoluto il viaggio più bello della mia vita, ma perché è quello che mi ha trasmesso più emozioni di tutte, in assoluto. L'abbiamo vissuta a pieno, non da turisti, da abitanti di Los Angeles, seppur rimango dell'idea che non riuscirei mai a vivere qua. Ve l'ho detto, mi sento italiano a tutto tondo, qui è uno stile di vita completamente diverso, apprezzabile, senza alcun dubbio, però non credo di riuscire a vivere qui. Non voglio allungare il brodo all'infinito, anche perché vi aspetta un motivazionale davvero esplosivo a fine video. L'ultima cosa però che mi sento di darvi come consiglio, come Michael che ti sta parlando, a te che stai guardando questo video come un fratello, so che può sembrare impegnativo a livello economico, a livello temporale, il volo, i viaggi, l'organizzazione, ma se mai avrai la possibilità di viaggiare, ma soprattutto di riuscire a venire qua a Los Angeles, non te ne pentirai. Ci sono alti e bassi come in ogni cosa, ma questa città mi è rimasta davvero nel cuore e porto via tantissimi ricordi con un sorriso a 200 denti per essere riuscito a condividere con voi veramente il mondo. Questa è l'ultima clip di Los Angeles e io voglio lasciarvi con un ricordo stupendo, un motivazionale veramente incredibile che abbiamo registrato in Gold Gym. Spero di cuore che vi piaccia. Grazie ancora a tutti e godetevelo.